Buongiorno a tutti, eccoci nuovamente per un nuovo appuntamento di questo ciclo di seminari dedicati alle sonate per violoncello e basso continuo di Antonio Vivaldi, che ci ha accompagnato lungo questa settimana. Al solito, in sottofondo, la registrazione delle sonate di Vivaldi, incise da Linden per Brilliant Classic, che è appunto la registrazione di riferimento che vi consiglio per quanti volessero studiare, approfondire queste sonate. E un breve riassunto per coloro che non fossero o non avessero potuto partecipare ai seminari precedenti. Abbiamo parlato, che comunque sono disponibili sulla mia pagina Facebook, e presto saranno caricati anche sul canale YouTube alcuni. Abbiamo parlato delle edizioni presenti in commercio, abbiamo parlato quindi della questione dei manoscritti, delle fonti che ci sono pervenute, abbiamo parlato del contesto culturale, artistico in cui viveva Antonio Vivaldi, circondato da un ambiente molto stimolante sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista artistico. Qual era la Venezia di quell'epoca, un centro culturale, economico, tra i più importanti d'Europa. L'appuntamento di oggi è dedicato alla poetica, che avevo accennato nel post nel quale vi invitavo all'appuntamento di oggi. È dedicato alla poetica di Antonio Vivaldi, alla poetica in generale del barocco, della musica barocca. Allora, ho scritto alcuni appunti riguardo questa tematica che voglio affrontare oggi con voi. Nessun periodo musicale come il barocco racchiude in sé la fusione completa di due elementi contrari e apparentemente inconciliabili, quali sono la razionalità geometrica e l'irrazionale fantastico e simbolicamente analogico. La razionalità geometrica è sicuramente ravvisabile anche nella perfetta simmetria della musica, delle forme, nella distribuzione delle parti, nel contrappunto severo, una musica che diventa matematica, che è matematica, che segue delle regole scientificamente dimostrabili, quindi una reale scienza nella musica. Questo dualismo, chiamiamolo così, questa sintesi di questi due elementi, è principalmente dovuto al motivo seguente. Allora, innanzitutto, con il sorgere dello stile barocco, la soggettività dell'artista acquista una dimensione espressiva e sociale emergente. L'artista, come abbiamo visto parlando della vita di Vivaldi, è anche impresario, è operista, quindi si occupa della produzione in prima persona dei suoi lavori. Si delinea con maggiore chiarezza rispetto a quanto accadeva nei precedenti periodi storici, sia nel Rinascimento e ancora prima.
in questo periodo maggiormente mostra tratti inconfondibili della irripetibilità. Ripetibilità perché appunto qui con la nascita del teatro è l'apice, potremmo definirlo così, della musica strumentale, l'artista diventa non solo esecutore e ideatore, ma è esso stesso anche responsabile di tutta anche la produzione. Nascono quindi i teatri in questo periodo e Vivaldi stesso è impegnato in prima persona nella produzione delle sue opere e quindi è un artista completo a tutto tondo. Si occupa della musica della fase ideatoria fino alla fase, fino all'ultima fase della sua espressione. Quindi in questo periodo ci troviamo di fronte alla figura dell'artista moderno con la sua consapevolezza interiore, con il suo non inserirsi nel ciclo produttivo delle istituzioni sociali, fenomeni verificatesi talvolta anche nei secoli precedenti, talvolta per quanto concerne le arti figurative e la letteratura. Un esempio di tutti potrebbe essere, per citare Dante e Michelangelo. Non sono tuttavia ancora corredati da una vera indipendenza economica, perché comunque tutto il lavoro della produzione della macchina teatrale era spesso soggetto al benvolere del signore di turno, alla protezione quindi del principe o di altri. Quindi da una sua libertà professionale che prevarrà solo con il romanticismo. Ma già in questo periodo si delinea proprio la fisionomia del musicista, quindi è già un musicista che soprattutto con Vivaldi si delinea. Il musicista nel periodo barocco quindi è condizionato da un complesso retaggio di tradizioni rigorosamente dedotte dall'alto, quindi il principe, cioè il signore, che in termini musicali e in senso traslato portano a stemperare la ormai pronunciata soggettività creativa in un linguaggio di stampo nettamente geometrico, è spesso ispirato ai contenuti religiosi. Tale dialettica insita nella musica barocca fra esuberanza creativa individualistica e retaggio filosofico-culturale dell'epoca parrebbe poter imbrigliare l'estrinsecarsi dell'energia creativa, ma la prodigiosa alchimia del barocco è riuscita a cogliere da entrambe le fonti i presupposti per la propria consacrazione. È l'irrazionale creativo che si serve del razionale per assecondare la propria natura. Qualora voleste consultare questo articolo che io vi sto leggendo, dovete cercare questo articolo scritto sulla Minima Musicalia ed è del 30 marzo del 2013 in occasione del tricentenario di Vivaldi e proprio parla della poetica, di questo argomento che stiamo affrontando oggi. Allora, mirabile accordo, se considerato in chiave psicologica, tra le strutture più consapevoli e concettualmente filtrate della ragione da una parte e il flusso incontrollato e totalizzante dell'inconscio dall'altra. Anche quindi lo stile vivaldiano accoppia il rigoglio fantastico al nitore del disegno geometrico. Ma ciò avviene con minore esasperazione speculativa e intellettuale,
di quanto capita ad esempio in Bach. L'emotività di Vivaldi è meno filtrata, meno protesa a cogliere sempre ovunque un trascendente decreto, ma più incline a far trasparire l'immediatezza cromatica dei sentimenti, le mezze tinte degli stati d'animo, che in Bach sono appena avvertibili dietro l'impassibile intreccio dei pensieri e la malinconia assorta dello sguardo. La poetica vivaldiana infatti trae molti spunti creativi, al contrario di Bach, dalla componente naturalistica del barocco. Quasi superfluo ricordare ad esempio quanto detto a proposito della musica strumentale, ad esempio la programmatica sottesa alle quattro stagioni, ad esempio, e a tutti i concerti che hanno una, la notte, il cardellino, eccetera, eccetera. È proprio per questo motivo che dal linguaggio di Vivaldi, come costante stilistica, si evidenzia un fermento espressivo che pare essere sempre sul punto di spezzare il giro della frase melodica per dare vita a una inventiva quasi sciolta da ogni vincolo timbrico e musicale. E questo è ben visibile nelle sonate, che alternano queste linee melodiche cantabili che abbiamo evidenziato più volte nell'arco di questi seminari, e una inventiva di tipo strettamente barocco. L'intenzione vivaldiana, così esuberante, di ridurre il fatto musicale a una trasmissione pressoché esclusiva di impulsi inventivi, che in termini musicali si traducono in impulsi ritmici interrotti da cellule melodiche di grande lirismo, di linee più lunghe, cantabili, cioè, di frasi molto dal profilo sinuoso, melodico, corrisponde in sostanza con diverse valenze caratteriali a ciò che Bach stesso riproduceva attraverso la sua musica, con un'intenzione di ridurre il fatto musicale a una dimensione ontologica, esistenziale e di conseguenza anche teologica. Appare dunque qui in modo esplicito la fondamentale differenza, in un certo senso complementarietà, della sfera bachiana e di quella vivaldiana. Abbiamo più volte detto nell'arco di questi seminari che Bach utilizza nel suo studio spesso Vivaldi, ne studia non solo dal punto di vista contrappuntistico, armonico, i concerti per farne proprio lo stile, ma anche per quel che riguarda l'espressione più concettuale, artistica delle opere di Vivaldi. L'articolo qua poi inoltre si sofferma: per quanto entrambi i musicisti pervengono alla formazione del proprio stile espressivo secondo i canoni classici del linguaggio barocco, che si fonde in primis su una concatenazione geometrica di elementi melodici per costruire l'intera frase musicale, Bach dispone di un proprio linguaggio come struttura portante di un mondo, elemento costitutivo di una dimensione esistenziale, mentre Vivaldi atteggia implicitamente la propria arte quale delirante ornamentazione di strutture preesistenti. È chiaro che i due linguaggi sono diversi.
poi il riferimento al mondo veneziano in cui Vivaldi si muove, che abbiamo detto è talmente articolato sia in termini culturali, proprio per il fermento artistico, architettonico, pittorico che lo circondava, e non solo, anche dal punto di vista politico, quindi il cosmopolitismo di Venezia. Venezia è al centro dell'Europa, Venezia è il centro primario per gli incontri intellettuali, per gli scambi commerciali, per ogni tipo di scambio, oltre quelli culturali, che permise al musicista, a Vivaldi, di fondarsi e divenire l'espressione musicale più completa e definitiva del suo tempo. Dice, al contrario del mondo bachiano, che è più introspettivo e chiuso, è chiaro che Bach era circondato da un ambiente completamente diverso. La Turingia e la Sassonia erano un centro teutonico di rigore morale protestante, tutt'altro Venezia. Sembra appunto suggerire a Bach questo rigore, no? La necessità di una autofondazione, di una autodeterminazione mediante un immenso sforzo, uno sforzo costitutivo che poggiasse su centri inamovibili e inalienabili. E questo è sicuramente quello che potremmo definire l'influenza del contesto sulla creatività del compositore. Si potrebbe quasi dire che, per concludere questo paragone a distanza fra i due grandi geni del barocco, Vivaldi e Bach, che per Vivaldi il fare musica crea modalità d'espressione. Per il cantor di Lipsia si trattava invece di una improrogabile condizio sine qua non di vita e di realizzazione esistenziale, prima ancora che artistica. È certamente diverso sicuramente il percorso di vita vissuto dai due compositori, l'uno immerso nella Venezia, espressione fulgida di un fermento culturale artistico che non avrà uguali forse in tutta Europa, l'altro in un mondo chiaramente più concentrato, più ripiegato su se stesso, potremmo dire. Allora, il mondo e i criteri interpretativi della musica di Vivaldi sono oggi divisi in Italia in due opposte e metaforiche fazioni. Il mercato discografico vivaldiano fra i musici e i solisti veneti. Questa è giusto per accennare alla diversa concezione della musica vivaldiana che si è avuto nella storia dell'interpretazione moderna. Mentre i musici che incidono per Philips tendono a sottolineare la fusione omogenea delle prospettive timbriche del discorso strumentale, giungendo ad offrire un Vivaldi tra virgolette armonioso, levigato, raccolto, ma forse unidimensionale, i solisti veneti che incidono per la Erato, distribuito in Italia da RCA, sono inclini a porre in risalto le angolature prospettiche dei diversi colori timbrici, una maggiore indipendenza compatibile e ovvio con la riuscita sincrona dell'insieme delle singole voci strumentali e del loro decorso melodico. L'interpretazione che ne deriva è così più brillante, si riferisce chiaramente a quella dei solisti veneti, e fra virgolette nervosa, forse più moderna, più incline
al rispetto della, di quello che è emerso dallo studio della prassi esecutiva barocca, pur senza eccedere in inutili virtuosismi e senza accusare difetti nella resa dei tempi lenti di Vivaldi, i quali sono sintomatici nel vibrante contrasto tra la frenesia dei tempi veloci, dell'intenso e fondamentale rapporto tra la psicologia vivaldiana e l'atmosfera così viva di Venezia. L'approccio quindi è totalmente opposto tra due gruppi, due musicali che hanno voluto rileggere l'opera vivaldiana con due prospettive diverse, seppur con un loro gusto, un estetico meraviglioso, secondo me, in entrambe le interpretazioni dei due gruppi. Probabilmente anche dovuto al fatto che la scelta interpretativa non per forza ciò che è scritto deve essere sempre eseguito secondo dei dettami, fra virgolette, trasposti da quello che può essere lo studio dell'interpretazione, della prassi esecutiva del periodo, ma facendone il proprio linguaggio e quindi creando un'interpretazione più personale, con un gusto più aderente a ciò che sentivano, ad esempio, i musici in quegli anni nei quali sono stati soprattutto attivi. L'importanza del contesto di Venezia è sottolineato in questo articolo, tanto che dice: solo chi è stato a Venezia, specie se fuori dalla stagione turistica, perché ora è chiaro che Venezia è vista solamente, soprattutto come località turistica, no? E lontano anche dalle febbrili ore del brulichio umano, ha potuto vedere da dove prende origine la poesia di Vivaldi, assai più struggente di quanto non voglia far credere il luogo comune sulla spensierata allegria di questo individuo solitario. Un luogo comune ingannevole, alimentato dal florilegio delirante del suo ritmo, dalla pulsazione incontenibile di molte sue melodie. In verità si tratta di un estremo tentativo per animare il silenzio stagnante della laguna. L'immobile esalazione di quel mondo appena lambito dal fruscio mormorante, le ombre evanescenti delle cupole, dei ponti, la luce tremula delle lampade notturne. E quindi una prospettiva che delinea dei colori della musica vivaldiana, che lascia sottendere anche alle ombre della propria musica, quindi anche alla bellezza dell'ombra, del chiaroscuro, e non solo dell'esaltazione dei colori più sfavillanti e brillanti. I grandi spazi di torcello, il silenzio secolare protetto dal fresco recinto delle mura romaniche, l'immobilità perenne del cielo, l'orizzonte a perdita d'occhio e nessuna traccia di un divenire umano, nessun segno dello svolgersi del tempo. Ma forse l'immagine più consona all'arte di Vivaldi si ottiene in una giornata di sole invernale. Stando seduti sui gradini, si profilano le cupole, si inseguono le linee, si compongono i volumi, si associano gli effetti e l'occhio si confonde nel fluire pietrificato dei marmi, nel loro levigato sovrapporsi come fasce di un cosmo
punto lemaico. Sotto, presso ai gradini, a tracciare con questi un instancabile confine, l'invito a perdersi in seno all'indistinto, il richiamo al profondo dell'inconscio che le acque ci lanciano sfiorandoci, mentre il labile sussurro persiste ad ascendere con regolare ondeggiamento un paio di gradini, per quindi ritrarsi e scoprire un lembo di mondo sommerso, una frazione di mistero. Tanto poco intercorre in tutta Venezia tra i prodotti definiti della mente e l'emanazione dell'inconscio, quanto poco separa le progettate strutture dell'arte dal grembo sognante delle acque che si infiltrano nei canali e tra le case. La creatività di Vivaldi soggiace interamente a questa dinamica, sembra quasi abbandonarsi a essa. Così si spiega la coesistenza nella sua musica di struggente malinconia e trabocchevole vitalità. E qui concludo questa puntata dedicata alla poetica di Vivaldi e vi propongo l'ascolto di due frammenti del capolavoro vivaldiano che sicuramente danno una chiara idea di quello che è stata la musica di Vivaldi, teatro e intriso di vitalità e allo stesso tempo struggente canto, sicché vi propongo l'ascolto del largo della sonata numero 3 in La minore. E dell'allegro dalla quinta sonata. E adesso ascoltiamo invece l'allegro, il primo allegro della quinta sonata, che certamente sprizza di allegria, di gioia,
vi ringrazio per essere stati connessi e avermi seguito in questo percorso, in questo ciclo di seminari dedicati alle sonate per violoncello e basso continuo di Antonio Vivaldi, e spero che possa essere stato interessante per voi, abbia potuto offrire spunti di riflessione, spunti di approfondimento per coloro che si approcciano allo studio di questo capolavoro e in generale allo studio del violoncello. E vi saluto, vi abbraccio virtualmente e vi anticipo che seguiranno prossimamente dei seminari dedicati a un altro grande capolavoro del violoncello, le sei suite di Bach, dove come con le sonate di Vivaldi andremo a scoprire elementi importanti della storia, della genesi di questo capolavoro per violoncello, e potremo ascoltare, discutere e commentare insieme anche le grandi edizioni del passato, ascoltare dal vivo alcuni movimenti, alcune danze tratte dalle suite. E che dire, vi ringrazio ancora e ci vediamo presto. Buona giornata a tutti.